Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come credo voi avete ben capito dall'anteprima e da questo casino che c'è, siamo allo stunt spot a provare il trick più epico di sempre, mai fatto, mai testato, e sono il primo, credo, in Italia a farlo. Andiamo appunto al video. Woo! Ciao a tutti ragazzi, io sono NCH Sumo e oggi andiamo a vedere il trick più epico di sempre, appunto come vi ho detto 100.000 volte. Ormai vi sto facendo esplodere la testa con questa cosa. Prima di entrare in scena, tiro fuori la moto per allenarmi un po' a fare qualche penna, perché sono tipo, 4 mesi dall'ultima volta che andavo a Mantova col CRF ad allenarmi a impennare in moto. E adesso vi spiego cosa andrò a fare oggi. Allora, adesso vi spiego gli attrezzi del mestiere per fare questo trick, che sono 3, facciamo 4, perché uno di questi è una persona malata che è disposta a fare una cosa del genere. E mi raccomando, tu che lo fai, non farlo, oppure sei veramente malato, perché adesso vi spiego. Oltre alla persona malata abbiamo un bastone con 2 pezzi in stoffa, uno diverso dall'altro perché abbiamo da fare un test se uno funziona oppure l'altro, quindi vedremo. La seconda cosa che ci servirà è del latte. E se vi state chiedendo perché ci serve del latte per fare un trick del genere, la risposta ve la spiego adesso. Con quest'ultimo prodotto, che non è altro che olio per lampade al 99% puro, andremo a incendiare uno di questi due lati, un altro gocciolo teniamo in bocca e facciamo una sputata col fuoco, come se fossi un mangiafuoco, non so, giocolieri, non voglio entrare nell'ambito, però io ci provo. E col latte andiamo a risciacquare il tutto in bocca per far sì che io non beva questo prodotto, perché è un po' rischioso. Mi raccomando, non fatelo a casa. Io mi sono allenato a sputare prima con dell'acqua normale. Ci sono tante persone che spiegano come farlo in modo adeguato, e questo prodotto è infiammabile fino a una certa. Non c'è il ritorno di fiamma, ma la fiammata la farà, e anche tanto. Vedrete tra poco. Dunque adesso io vado a allenarmi un attimo in moto, ma prima andrò a fare qualche sputata con questo per allenarmi un attimo a farlo da fermo. E poi dopo andiamo a farlo in moto, come nessuno l'ha mai fatto. Allora, quello che faremo adesso è allenarci prima del trick, a farlo 2-3 volte qua da fermi, per non andare a tentare subito in moto. La prima cosa da fare è vedere dove tira il vento. Noi abbiamo constatato che il vento va in quella direzione. Con metodi scientifici. Dunque, noi iniziamo a bagnare questo coso e vedere di accenderlo. Funziona. Seconda cosa, il vento tira in quella direzione, ce n'è anche abbastanza. E dopodiché abbiamo fatto i nostri tentativi, abbiamo visto abbastanza effettivi. Ci risciacquiamo la bocca perché sono di lampada. Con del latte, un latte buono, non degluditelo, mi raccomando. Ma di vacca o di capra? Di vacca. Umano. UTS lunga. Però questo coso dovrebbe spegnersi. Spegniti! Nick, sbaccino in terra. Sgaccialo col piede. Ok, questo trick abbiamo visto si può fare. In sicurezza, non lo so, lo scopriremo tra poco. Ora passiamo con la GoPro. Siamo tornati in moto, ragazzi. Spero vi piaccia questa inquadratura. Mo testiamo un po', facciamo 2 penne. Sicuramente non riusciremo a fare queste, però qualcosa lo facciamo. Lo scaldiamo un po' e poi andiamo a fare il trick magico. La moto è tutta da carburare ancora. Devo mettermi dietro ancora un bel po', allenarmi bene, perché qua sono proprio fuori allenamento. Per essere già ai primi circle
dopo 4 mesi li faccio decisamente meglio che col CRF. C'è una cosa che mi dà fastidio, cioè i peg qua, che non li avevo mai montati e ragazzi, boh, sono un po' scomodi. Vai Sam! Woo! Vai! Vai! Visuali da vicino! Visuali da vicino! Visuali da vicino! Allora, praticamente, raga, la cosa che dovrò fare è questa. Impennarla in questo modo e col bastone infuocato in mano fare una fiammata. Quindi raga, adesso preparatevi, arriva il trick più epico di sempre. Spegnere all'ultimo. Ciao, 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 che sì, dopo averlo fatto bisogna sciacquarsi la bocca col latte un po' di volte. Però va fatto per la sicurezza del vostro organismo. Spettacolare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo trick super esagerato. Stiamo provando a metterli sull'altra stoffa, quella che abbiamo utilizzato prima, per fare un altro tentativo. A vedere se questa volta la GoPro lo registra per bene e poi basta perché è troppo pericoloso. Ragazzuoli, per il video di oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate almeno 3000 like. Questa volta sfondiamo tutto. Me ne inventerò altri che non hanno minimamente senso, tipo questo. Voi magari vi aspettavate delle impennate classiche, ma niente a che vedere. Quindi 3000 like e facciamo un video simile con un altro trick ancora più pericoloso magari. Guarda la faccia degli spettatori che dicono gang gang. No joke, non si scherza mai qua. Non si scherza, no scherzi fra. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre solito orario, 13 in punto, con un nuovo video e nuovi contenuti sul mio canale YouTube ogni settimana. Dal latte NCH e da Fabri è tutto. Ciao ragazzi. Woo! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting